penso che il vino sia uno strumento, sia un po' come il pennello per il pittore, cioè è lo strumento che canalizza e interpreta tutto ciò che si ha nella testa. Il discorso del movimento di questi vini cosiddetti naturali, che io sto studiando, ho studiato per un po' di tempo, qui non credo sia il futuro tecnico, perché penso che il vino debba essere buono, debba essere pulito, debba essere sicuramente buono. Credo che sia importante che esista questo movimento dei naturali, perché sposta il baricentro dell'attenzione nei confronti di un'esigenza che abbiamo noi produttori, ma non solo come produttore, di produrre meglio, produrre con più attenzione nei confronti della salute.